Ehi, io sono 1825 e siamo qui su City Skylines, un gioco nuovo che dovrebbe sostituire SimCity di merda che hanno rilasciato quelli della... complimenti, la Maxis è anche fallita, complimenti due volte, la Maxis ha fatto sempre giochi fantastici, è entrata con l'EA ovviamente ed è fallita ed è morta. Allora, questo City Skylines ha fatto la Sparadox, noi facciamo subito un new game, qui possiamo scegliere la mappa, io non ho mai giocato a questo gioco, però ho solo avviato, intanto devo abbassare un po' il volume della musica, ho solo avviato fino a qui per vedere un po' le mappe. Ne avevo trovata una che era molto molto carina, vediamo un po' qual è. Era quella che aveva 57% di area costruibile, quindi un'area molto, cioè molta acqua, il 50% è quasi tutta di acqua. Left hand traffic, no, no, mano sinistra, no. Left hand, vabbè, non so cosa significa left hand. Comunque, noi lasciamo tutto così e facciamo start. È la prima volta che avvio questo gioco, quindi troveremo sia i messaggi pop-up di aiuto per capire un po' le cose. Volevo guardare qua se c'era scritto qualcosa di stupido, tipo in SimCity o sì, SimCity oppure in The Sims. Ogni tanto c'erano scritti quei messaggi un po' idioti. Comunque, lasciamo stare. Oh, il caricamento è anche abbastanza veloce. Allora, mettiamo intanto in pausa. Fermati un po'. Hello, 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 Spank, il tuo papà. No, vabbè, lasciamo stare, non cantiamo. Purtroppo il gioco non c'è in italiano, c'è in 12.000 lingue. Anche il cantonese antico, che nessuno conosce, però c'è nel gioco, non c'è l'italiano, che magari qualcuno l'avrebbe anche più gradito, però c'è il cantonese antico, non c'è l'italiano. Ok, facciamo la nostra prima città. Perfetto, fammela però in prima di ogni cosa guardare. Allora, non è neanche messa bene. Bene non è messa, perché qui abbiamo un'autostrada, dovrebbe essere un'autostrada. Sì, tre corsie, un'autostrada, che ci permette di fare solo di là la possiamo prendere, mi sa. Ah, no, la possiamo prendere anche di qua. No, no, aspetta, aspetta, aspetta un attimo, chiudi. Allora, di qua ci dice che finisce qua, però io vorrei fare una cosa, fermati un attimo, in questo gioco è molto importante capire come il fiume si muove, e il fiume si muove da su verso giù, quindi il fiume va verso questa zona qui. Allora, pensiamo un po', io direi di fare industriale tutta questa parte e il commerciale e la zona residenziale da questa parte, secondo me è la zona ideale. Si possono guardare tipo le risorse che ci sono, no? Però mi ricordo di sì, perché io l'avevo visto, ok, è tutto bloccato. Facciamo per ogni cosa una strada per come si chiama? Per il residenziale, che io farei a ridosso di questa entrata qui. Quindi intanto sputacchiato sulla tastiera, che schifo. Le strade qui? Allora, strada abbiamo solo questa disponibile. Strada di merda, ok. Vabbè, oh, ci dobbiamo tenere questa. Facciamo tutte strade abbastanza dritte, così lo so che uscirà la scacchiera, però va bene così, va bene così. Di qua, ok, no. Questo cos'è? Strada? No, no. Two lane gravel road. Gravel dovrebbe essere di sabbia, di merda. Questo invece? Supporto low traffic, perfetto. Allora, abbiamo fatto questo, dobbiamo fare la zoning, dobbiamo mettergli il nostro. Ah, qua c'è che ci sono diverse modalità per inserirlo. Io lascerò questo qui, insomma, automatico. E facciamo subito. Oh, prendilo tutto. Oh, no, no, stupido, non mi interessa questo messaggio del tilt. Qua cos'è che vuoi di Twitter qua? Hello, this is Chirper. Chirper? Non è Chirper, Twitter quello. Vabbè, ok, non ti preoccupare. È bello anche questa cosa qui di Twitter con i messaggi con l'hashtag. Mi piace, mi piace. Allora, facciamo tutte le zone residenziali qui. Poi lo facciamo fino in fondo. Lo facciamo tutto. Ok, facciamo una sola strada. Per il momento, perché voglio poi creare ovviamente le zone. Allora, ok, io direi che ci siamo. Devo fare anche, ovviamente, l'elettricità. Questo è un coal power plant, coal quindi è carbone, che io metterei, come già detto, anzi lo facciamo subito, facciamo qui una stradina che arriva fin fondo, ok, fin in fondo, fin qua, o là, perfetto. Potremmo fare anche questa, perché una è per entrare, infatti una è per entrare qui, una è per entrare sull'autostrada. Quindi facciamo la doppia, così ci teniamo un po' il traffico smistato. Poi, se uno vuole proprio,
cambiare, tipo un'uscita, facciamo una curva qui, un'unione, un'aggiunzione, un sistema di vasi comunicanti, mettetelo un po' come volete. Allora, ci serve sia l'acqua che l'elettricità. Mettiamo prima ogni cosa l'elettricità, la metterei, è un problema perché poi dobbiamo passare da quella parte e c'è il fiume, io la metto qui, che me frega. Mettiamola qui, va, proprio alla fine, 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 fine. Tac, ok, l'elettricità l'ho messa, però per iniziare dobbiamo portarla di qua. Perché finché non sviluppiamo tutta la zona è inutile che andiamo avanti, però la portiamo dopo. Facciamo anche il trattamento per le, no, il water pumping qua, che io metterò da questa parte perché tanto va bene di qua. E invece facciamo lo smerdatoio, lo mettiamo qui a valle. Ok, lo mettiamo così velocemente. E direi di andare in una prima. Ok, congratulazione, la città ha il suo. Vabbè, sì, lo so. Chiuditi. Ok, fammi vedere. Water and sewage. Sì, devo connetterli. Avete ragione, avete ragione. Avete ragione perché non sono capace. Allora, prima ogni cosa, non è come Sim City, ma bisogna connettere tutto. Bisogna connettere. Quindi connettiamo e poi se la vedono loro. Intanto noi connettiamole così, che poi le sblocchiamo sicuro, le sblocchiamo. Poi connettiamo con l'acqua. Non l'ho messa quell'altro. Porca mignotta, l'ho messa qui a 25 km. Come ci arriva qui? Un vero problema adesso, perché non so come portare. Allora, intanto portiamoci l'acqua perché è importantissimo. Signora acqua, lei venga fin qua e segua tutta la strada, gentilmente. Sì, poi arriviamo fin sotto. No, però arriviamo col dritto. Si può arrivare dritti? Sì. E poi lo colleghiamo così. Perfetto, abbiamo pochissimi soldi. Abbiamo pochissimi soldi, peraltro ci manca la corrente elettrica, però non ho capito se arriva o meno, fammi vedere, no? Che non arriva, no che non arriva. E non mi annoio, e no che non mi annoio, non mi annoio. Allora, lo mettiamo qui per ora, quanto mi serve? Questo spazio è occupato, devo metterla per forza così, porca mignotta. Ok, lo mettiamo così, poi tanto lo toglieremo, non vi preoccupate, lo toglieremo. Vabbè, non so cosa mi stanno dicendo questi signori qua. Fammi capire qua cosa sta succedendo. Intanto stiamo prendendo delle zone residenziali che mi vanno molto molto di lusso. Sono contento di avere questa autostrada che passa in mezzo al mio territorio, che anche se mi crea un problema, potrebbe. Cos'è? Economia. Budget. Guarda qui che bello, guarda com'è bello. Questa è la cosa che non c'era nel nuovo SimCity. Puoi andare a gestire quanti soldi dare a uno o all'altro. Bellissimo. Pioniere, sì, aspetta. Reach milestone. Ok, clicchiamo sul milestone. Ok, 440 popolazioni, non ti preoccupare. Advisor, non ti preoccupare, advisor, ci penso io qua. Per il momento noi possiamo fare veramente poco, perché finché non arriviamo a 440 persone, anche se mi stanno chiedendo già una zona commerciale che io vado subito a fare, visto che c'è questa possibilità, io qua unisco così per fare uno svincolo tipo autostradale e lo porto fin sotto. Lo porto fin sotto perché vorrei fare questo, anche se qui la zona è un po' rovinata. More option, va bene, non ti preoccupare. Allora, qui la zona è un po' difficile, difficile però. Boh, io la faccio qui, la faccio. Tanto qui ci voglio un attimo ad arrivare, cioè di là, qui un attimo. Scusi. Allora, zona commerciale la stanno richiedendo, una forte richiesta di zona commerciale che noi abbiamo messo. Purtroppo qui costruire non sarà possibile perché non ho capito se è un ponte, boh, è un mini ponte assurdo che non sta né in cielo né in terra. Intanto questi qua si stanno insediando, c'è una forte richiesta di commerciale che solo che non gli piace. Non so perché non gli piace, intanto gli prude l'occhio. Non so se avete mai sentito un prurito all'occhio. Ecco, io sì. Allora, fammi vedere, di qua si può entrare e uscire, quindi autostrada con i semafori non si è mai visto, però. Allora, cos'è che è il problema che non si vanno a insediare là? Me lo dovete spiegare. Ah, no, sono insediati. Eccolo, eccolo, qua c'è già il primo utente e c'è anche una richiesta di zona industriale. E l'industriale, come detto, io lo farei da questa parte. Perché l'abbiamo detto, quindi lo facciamo di qua. Quindi lo facciamo vicino alla centrale eolica. No, la centrale eolica non si chiama eolica. Vediamo se qui in mezzo riusciamo a. Con un cosino, però, che cazzo ci fa? Vabbè. Io la metterei così, la metterei per il momento. Vediamo un po' quello che succede. Stiamo perdendo 1.000 euro al giorno. È una cosa incredibile. O al mese, o alla settimana. Cioè, tipo, si può cliccare in qualche modo. Fammi vedere com'è il mio budget. Ho più spese che entrate, quello è il problema.
e i cittadini non stanno pagando le tasse. Qua i cittadini che non mi pagano le tasse. Informazione. Posso neanche livello 1. Ah, ci sono anche i livelli. Ah, perfetto, perfetto. Le tasse non le posso modificare, devo aspettare. Devo aspettare. Quindi c'è una richiesta di commerciale e l'ho avviata. Una richiesta di industriale e l'ho avviata. Però in questa richiesta di industriale potrebbe mancargli l'acqua. Potrebbe mancargli l'acqua? Io dico di sì, fammi un po' vedere. Sì, gli mancherà l'acqua. Allora, portiamola direttamente da qui. La portiamo fin qua e poi la facciamo scendere fin giù. Così, proprio senza ragionarci troppo. Così, proprio brutale, brutale, brutale. No, allora, da due costruiscono, da due buchettini costruiscono. Magari non sarà l'industria più grande del mondo, della terra, ed è assurdo, però funziona. Fammi vedere qua. Ah, ok, qua posso anche modificare la velocità. Perfetto. Allora, modifichiamo la velocità, perché tanto è inutile che andiamo qua. Allora, aspetta, aspetta, che mi sta dicendo una cosa. Allora, come si fa a modificare? Ah, ok, con l'1, 2 e 3, perfetto. E con questo qui? Come si fa a mettere in pausa? Col 4? No. No, no, col 4 premo un'altra cosa. Ok, stai fermo. Sì, non mi interessa le strade elevate. Non ti preoccupare tu. Qui c'è la zona. Allora, richiesta di zona industriale. C'è un'ottima richiesta di zona industriale. Andiamo a velocità 3, al massimo della velocità. Io modifico con la tastiera la velocità del gioco. Bello, bello, bello. Fammi vedere, cosa che mi dici? Access the info. Eccolo quello che volevo sapere. Allora, il vento. Il vento strong. Qui c'è un po' di vento, eh? Sì, non ti preoccupare. Fammi vedere. Felicità dei cittadini. Non è che siano molto felici, però non fa niente. Il traffico, traffico non dovrebbe essercene. Traffico, abbiamo messo delle buone città. Elettricità, siamo a posto. Acqua e cazze varie sono a posto. Ok, io volevo vedere. No, volevo vedere il traffico. Qua c'è un po' di traffico. Come mai? O che facciamo una. No, però io userei proprio questa autostrada. C'è già. Qua c'è questo ingorgo qui che si ingorgheggia tutto, si ingorgheggia. È un vero problema. Qua c'è un po' di traffico. O facciamo un secondo ponte che mi collega questa zona con questa, che non sarebbe neanche una cattiva idea, facciamolo. Abbiamo 6.000 euro, non è che ne abbiamo tantissimi, però. Allora, intanto tira di qua e tira verso giù. Vediamo quanto mi viene a costare. 7.000 euro, non c'ho neanche i soldi. Per il momento ci teniamo un po' di traffico. Chiudiamo questo advisor. Info Windows. Vabbè, sì, non ti preoccupare. No, mi interessa. Ah, in pratica mi dice le cose. Quindi, questo qui cos'è? Ah, il level up. Quindi se raggiungono tre di questi cosini si aumentano. Ah, perfetto, renaming. No, non voglio rinominare niente io. Anche questo uno solo. Quindi più li faccio livellare verso l'alto, più loro produrranno. Quindi c'è ancora della richiesta del residenziale. Andiamo a velocità 3 di nuovo. Qua stiamo perdendo dei soldi. Devo assolutamente crescere, ok, stiamo crescendo, siamo in verde, almeno siamo in verde e non è male. Qua, lo vedete qua, si mettono delle piccole aziendine, Ice Cube Factory, Ice Cube, cos'è? Cubi di ghiaccio. Si mettono anche qui, quindi anche da uno, poi loro si organizzano, più piccoline, più grandine, ok, questa è più grande, ovviamente si vede che è più grande, questa è più piccola, ma non la butterei via. Tutto. Vabbè, non ti preoccupare, già avevo capito questa cosa di how building funziona. Controlliamo. Congratulazioni, congratulazioni! Salve, salve, salve! Allora, nuovi servizi, garbage, healthcare, education, quindi spazzatura. Healthcare sarebbe la medicina, o sì, educazione. Quindi ho nuovi edifici, elementary school, quindi scuola elementare, clinica medica, landfill, ok. Ok, ci sono, ci sono. Allora, noi dobbiamo inserire. Però, prima ogni cosa, andiamo a velocità 1, volevo vedere il traffico, se è vero che ancora qui c'è del traffico. Un po' di traffico c'è però, eh. Qui si stanno, queste due cose qui si potrebbero rovinare. Io direi di. Io il secondo ponticello lo farei. Io lo farei, facciamolo, va. Che c'è la possibilità di fare una strada più grossa, perché questa sarà una strada che poi mi servirà da collegamento. Io la metto da qui, se ne frega che rompo due casette. La metto da qui a qui, guarda. 10.000 euro. Porca mignotta, se mi costa. No, allora aspetta, mettiamo quella piccolina. Mettiamo quella piccolina. Da qui a qui. Toh. Ho messo anche la stradina, l'ho messo, dai. Quindi riduciamo un po' il traffico unendo queste due corsie. E vi dirò di più, ci siamo dimenticati di fare una cosa, di unire queste due stradine. Perché scusa, comunque tutti quanti devono avere accesso a. Qua se vogliono andare di qua non è che devono fare tutti i giri del mondo. Poi, abbiamo detto che abbiamo nuovi edifici. Qua c'è il landfill.
Quindi il vast management, che vuol dire, vediamo un po' come si fa, landfill o l'inceneritore, però l'inceneritore ancora non me lo dà, devo raggiungere 7.000 popol di popolazione, non ce l'ho. Pollution, quindi questo coso fa la pollution, che sarebbe l'inquinamento, quindi è meglio non metterlo vicino, sì, meglio non metterlo vicino al coso, ok? Io lo metterei qua, qua, proprio qua, vada Dio, va. Tac, e ti ho messo anche il garbage, che sarebbe il sistema di pulizia, de no, della spazzatura. Qua mi serve anche una clinica. Come vedete, la zona raggiunta dalla clinica si colora di verde. Quindi noi la mettiamo per colorare lì sotto, per colorare tutto qui, e come vedete si colora di verde. Peraltro sulle strade grandi si colora di più di verde. Io quasi quasi la metto da questa parte. Oh, mettiamola lì e sono tutti contenti. Contenti felici, contenti felici, contenti felici, ok, healthcare. Ci aveva dato anche l'educazione. L'educazione, non c'ho i soldi, ovviamente. Quindi andiamo a velocità 3. È sempre andare a velocità 3. Qui il camion della spazzatura, fammi un po' vedere. Questo cos'è? Relocate, non mi interessa. Empty, no, empty nemmeno. Teflon coated underwear. Vabbè, non mi interessa. E questo cos'è? Open the budget. Ah, ok, ci ha dato il money budget. Come vedete, qua possiamo spostare dei soldi per ridurre le uscite. Possiamo anche aumentare le entrate. Questo non è male, perché io mi ricordo che prestiti, prestiti, no, spererei di non doverlo fare. Io mi ricordo che ci giocavo molto con le tasse su SimCity 4, che era veramente il gioco gestionale per eccellenza. C'è una richiesta, andiamo a velocità 1, di zone residenziali. Allora, intanto io ti riempio questa qui. Così qua mi vanno a costruire un po'. E in più ti devo tirare su un'altra zona. Qui c'è un problema. Allora, prima di ogni cosa, questo qui non so se mi serve di... Beh, io lo faccio, dai, un attimo. Ok, che forse voleva la corrente. Allora, qui c'è una zona, c'è un problema di residenziale. C'è un problema con questa cazzo di linea elettrica che passa di qua a lì. Cioè, volevo che si riempisse questa, però non si è riempita, quindi studiamo in modo diverso la ripartizione dell'elettricità. Basta, state zitti. Ok, io direi di tirarlo di qua. Fammi un po' vedere, se lo tiro di qua, qua non me lo fa passare perché c'è il ponte. Il problema è quello. Quindi io devo tirare di qua a qua, che però non me lo fa passare di nuovo. Devo trovare il buco giusto. Possibile che non si trovi il buco giusto? Eccolo lì, qui. Ok, vai che c'era il buco. Allora, intanto facciamolo fin qua, va. Ok, e poi lo facciamo fin qua. Stavo diventando matto, stavo diventando matto. Così possiamo rompere questa nostra zona. Fammi vedere se si può rompere qua. Un pezzettino alla volta, non c'è un Ctrl-Alt, uno Shift, no, eh. Devo romperlo così, pezzettino per pezzettino. Peraltro faccio anche fatica a metterlo. Allora, vabbè, oh. Se devo fare così, faccio così, che vi devo dire. Ok, rompiamo tutto, rompi, rompi. No, non rompere però le piante, rompi solo quello che puoi rompere. Ok, rompi le palle pure. Ok, ok e ok. Anche questo. Ah, vero, questo qui mi serve però. Però io posso farlo in modo intelligente, senza prenderlo di là, ma lo prendo di qua a qua. Così. E beh, per forza così. Quindi io qua rompo questo e questo, così qua si potrebbero costruire altre nuove industrie. Peraltro qui mi hanno anche sbloccato delle nuove cose. Come vedete, questo qui, questo garbage, non l'abbiamo guardato, ma ci fa veramente tanta tanta zona. Guardate qui dove arriva. Questo perché abbiamo tutta questa autostrada che ci passa. Siamo stati fortunati all'inizio, eh? Qui cos'è che non gli va bene? Ah, non c'è l'acqua. Vero, scusatemi, ho sbagliato io, ho sbagliato. Questa volta è colpa mia. Io gliela passerei così. Scusate, si può fare niente. Fai vedere, acqua, elettricità ce n'abbiamo. Consumiamo 15 megawatt e ne produciamo 40, quindi va benissimo. Va benissimo. Questo cos'è? Ah, water pump. E questo? Water tower. Vabbè, 60.000, questo quanto fa? La miseria, questo fa un sacco di soldi. No, 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 non lo utilizzeremo mai. Advisor help. Non mi interessa l'advisor. Questo cos'è? Outside connection. Non mi interessa. Questo? Pollution. Vabbè, qua c'è un po' di pollution, ovviamente. Cioè, ovviamente questo qui ci fa della pollution. Questo qua ci fa pure della pollution, perché comunque sono industrie. Però dai, drinking water pollution è zero, quindi va benissimo.
Ground 22%, un po' qui mi penalizza, ma insomma, devo farlo all'industria. Usciamo da questa visuale, come si fa a uscire? Ah, così, forse così non è vero. Come si fa a uscire dalla visuale? Ok, così.